con truppe davanti a Maier, due austriache, poi Meyard e un'altra austriaca, Katarina Huber. La migliore delle italiane è Marta Bassino, che è undicesima a 1,25, niente ingresso nelle 10 per lei. Sì, peccato per qualche errore sul muro di Marta, però oggi ha fatto vedere che anche in questa disciplina può fare benissimo e accumulare punti per la generale, ottimo per lei. Intanto un gatto la Saint-Germain in questa quadrupla iniziale, veramente brava, molto rapida e infatti va a guadagnare qualcosa. 27 centesimi per Loran Saint-Germain, sotto vedete la classifica provvisoria, ma fra poco ci avviciniamo alla super sfida tra Shiffrin e Vlova. Sta scendo bene la canadese, sempre molto attiva sullo sci, nonostante anche lei, un po' come le norvegesi, abbia il baricentro un pochettino basso, e infatti è andata a perdere qualcosa sul muro. Buona, ultima buona parte per Saint-Germain, ce la fa con 35 centesimi di vantaggio la canadese. Brava, brava, perché comunque scia meglio. Poi Petra Vlova. Wendy Holdener non impeccabile nella prima manche, soprattutto sul ritmo, e lei è capace poi di grandi rimonte nelle seconde manche, però per togliersi la scimmia dalla spalla della prima vittoria in slalom ha bisogno di mettere assieme due e non ci riesce praticamente mai. Esatto, lei non è precisa nelle due manche, non riesce mai a farne due ad altissimo livello, bravissima però su questa quadrupla, veramente veloce, ha le linee un pochettino più ampie rispetto a quelle che sono scese prima di lei, infatti va a perdere qualcosa. Esatto, da 36 a 10 centesimi l'inquadratura non ci aiuta sul ripido, però non c'è stata ancora un'atleta impeccabile sul muro. Esatto, sul ripido solo forse la Saint-Germain è stata brava a non perdere la quota e avere un'ottima linea, così anche come la Maier, dai, non male. Va a recuperare qualcosa la Holdener, si pensava facesse così, e può guadagnare qualcosa anche qua sotto. Wendy Holdener, ultime porte, no, è davanti per 7 centesimi, non ha fatto una di quelle manche clamorose che a volte tira fuori nelle seconde rate. Dire no la manche di Shiffrin, chissà se gli daranno anche informazioni o meno. 9 centesimi di vantaggio intanto per Michelle Gysin, lo scorso anno dicevamo primo podio in slalom per lei in Coppa del Mondo, e adesso ci può riprovare. Partita gasata, la Svizzera è molto bene, spinge sugli sci. È sempre molto precisa sul palo, veloce in questa prima parte di seconda manche. Sempre gli sci un pochettino uniti rispetto a chi magari l'ha preceduta. Base d'appoggio un po' stretta in questa seconda manche per Gysin. In ritardo, luce rossa Michelle, un po' di fatica sul muro. E di nuovo sì, in questa seconda manche perde ritmo sul ripido, non riesce a essere precisa e alta con la linea. E però sotto, esatto, va a recuperare come nella prima manche. Sotto ha recuperato tantissimo nella prima manche, vediamo se riesce a incrementare ancora e passare davanti. Una bella davanti. Spinta sul dosso finale, attenzione che ce la può fare, ma è dietro di 6 centesimi Michelle Gysin con la gemella Holdener, perché con lei è Vlova che vuole fortissimamente la vittoria. Vediamo Linsberger, ma poi sono curioso di osservare Shiffrin per capire se andrà al 100%, l'impressione che sia scesa al 60-70% nella prima manche. Esatto, impressione che confermo anch'io. Linsberger intanto si inclina sulla prima lunga, rischia quasi di portarsi questo svantaggio. E lascia lì metà del vantaggio in effetti. Buona la quadrupla però. Sì, buona. Tra l'altro è sul dosso. Quindi. Sì, esatto, è molto difficile, bisogna essere veramente rapidi. Va a riguadagnare qualcosa, di nuovo un errorino in entrata del muro. Anche lei non precisissima, però gli sta facendo andare gli sci. Non è precisa, però guarda sotto i piedi come vanno. E questa è la sua caratteristica principale, comunque brava sul muro rispetto a tante altre. Sì. Adesso cambia marcia in fondo, ha guadagnato, si è inciampata, ma credo si sia salvata tutto sommato. Vediamo se non perde niente in fondo. Al limite con la linea forse può perdere qualcosa. Aveva 74 centesimi, però. No, guadagna ancora. Però. 78 centesimi ed è podio per Katarina Linsberger, il quarto della carriera, e si conferma in questo momento sul campo a Pyeongchang. Davvero un'impresa, non è andata nemmeno sul podio
Michela Schifrin alle Olimpiadi. Vediamola, 37 centesimi di vantaggio, una buona prima manche, ribadisco, per me a 60-70%, ma come dici tu non è detto che possa spingere al 100% perché non ha tanto lavoro e lei è una che solitamente macina tantissimi chilometri. Esatto, partita comunque forte, cercando di spingere di più rispetto alla prima manche, mantiene il vantaggio che aveva sulla Linsberger. Questo passaggio sulla quadrupla mi è piaciuto tantissimo. E che lavoro di spinta, anche con le braccia, esatto, con le anche sul piano. 24 centesimi, lascia però, non l'avrei detto. Perde qualcosa, e anche perché comunque la pista destra è rovinata, la differenza non la si riesce a fare. Però molto alta di linea su questo ripido, riesce a scappare via da una curva all'altra in modo eccellente. Veramente buona la linea di Schifrin fin qua. Vediamo, e avanti, ma di poco, 11 centesimi, attenzione a Linsberg, ma siamo all'80%, forse anche meno della forma. In fondo è capace di accelerare la grande Schifrin, sì. Infatti lo fa, 39 centesimi, è davanti, è anche arrivata esausta alla fine. Torna sul podio Michela Schifrin, ma non credo che basterà per vincere. Parlo di due stagioni e anche la 15ª vittoria in Coppa del Mondo come Brignone, Koster, come Fight, come Neff e come Perrin Pelem. Bene, bene, partita bomba anche lei. Ricordiamo purtroppo l'anno scorso, qua si inciampò e uscì nella seconda manche. Sì, esatto, questa... unica uscita in slalom della scorsa stagione. Esatto, invece quest'anno è riuscita ad essere molto concentrata, a passare indenne in queste porte difficili, anzi a fare la differenza. Vedete, 52 centesimi, sono veramente tanti, linea altissima, riesce a spingere veramente tanto in curva in questo frangente la Vlhova. È bravissima sul muro, anche linee molto strette, alla vittoria in pugno la slovacca. Esatto, riesce a essere sempre al, col tempismo perfetto, quella lunga l'ha fatta alla grande, ha perso qualcosa sul muro rispetto a Schifrin, qua si può scatenare. Non deve addormentarsi, bene il dosso, 1,50 e 29, vince Petra Vlhova, 15esimo successo in Coppa del Mondo, ma col brivido, sono 36 podi e per il 27esimo slalom consecutivo il successo ride o a Vlhova o a Michela Schifrin. Tanta neve solo in slalom, peraltro, per tornare quasi ai suoi livelli. È chiaro che ha già dichiarato che parteciperà al Super G, ai Super G di San Moritz, se e solo se in queste settimane che mancano poche, in realtà, a quelle gare veloci in Engadina si sentirà al top della forma. Da quello che dicono i media americani non dovrebbe gareggiare nemmeno giovedì prossimo all'Eck Zürs, ovviamente sarà invece presente domani.